Sorto probabilmente su un luogo di culto di epoca romana, il Duomo di Chieri si caratterizza per un'ininterrotta presenza religiosa. I tempi cristiani videro probabilmente la costruzione di una chiesa dedicata alla Vergine. Successivamente vi fu nel X secolo l'edificazione, dovuta al vescovo di Torino Landolfo, di una nuova chiesa in stile romanico a tre navate, demolita in seguito alla decisione del capitolo della collegiata del 1405, con la quale si decise la costruzione di un nuovo, vasto duomo, sorto con il concorso delle famiglie patrizie della città e del duca di Savoia Amedeo VIII. A tre navate con 15 cappelle laterali, il duomo fu consacrato nel 1437. La facciata, molto rimaneggiata nell'Ottocento, è segnata dall'alta ghimberga centrale che inquadra il portale principale. Al centro era posta una splendida scultura quattrocentesca della Vergine, oggi conservata nel battistero e sostituita da una copia. Numerose sono le testimonianze pittoriche quattrocentesche rimaste. Dalla Cappella della Visitazione, nella sesta campata a destra, alla Cappella Gallieri, posta alla base del campanile, fatta edificare da Guglielmo Gallieri fra il 1414 e il 1418, e dipinta da ignoto maestro con le storie di San Giovanni Battista negli anni venti dello stesso secolo. Sul lato destro del Duomo sorge il Battistero, una costruzione in origine isolata risalente al 200 su un sito già edificato in epoca romana. Passato nel 1432 sotto il patronato dei Tana, fu decorato da un ciclo di affreschi dedicato alla Passione di Cristo, opera del pittore Guglielmetto Fantini. All'interno del battistero si trova il prezioso Polittico Tana, opera del 1503 dei pittori Francesco Berglandi e del fiammingo Gomar di Anversa. Tra le numerose opere d'arte presenti nel Duomo, la Madonna delle Grazie, eseguita nel 1637 dallo scultore Pietro Botto da Savigliano, collocata nella quarta cappella a sinistra, progettata poco dopo la fine della peste, fu modificata nel secolo successivo dall'architetto Bernardo Antonio Vittone.